quella capitalistica in tutti i sensi. Non esiste un'alternativa comunista da nessuna parte. E allora una persona che veda la propria vita e basta, si chiude là, si fa i calcoli in tasca. Se io dico troppo, ci rimetti il posto, la possibilità di avanzamento, chiaro? E allora è molto bello che in questa situazione, no, esistono coloro i quali dicono, l'ho sentito io stesso, non si può lottare perché i lavoratori non capiscono. Eh no, caro mio, sei tu che ti stai tirando indietro. E loro non capiscono perché primo tu non glielo fai capire. Secondo, perché vedono che tu sei disposto a star buono invece che a morire. No? E allora inevitabilmente che faccio? Vado all'avventura. No, ma poi quello che diceva Paolo, dice ci credono o non ci credono. Il fatto è quell'episodio che citava Voltaire, dice come mai due preti che si incontrano non si mettono a ridere? Due teologi. Non si mette la vita, e loro ridono perché poi ci credono a quello che dicono. E sai, la bagnotta è legata a quello poi. Io credo che il mondo capitalista dà dei messaggi molto semplici anche se sono facili. Sì, sì. E quindi capibili in maniera immediata. Sì, sì. Peraltro il discorso richiede una cultura ben diversa. Senta, che, diciamo, non è molto tematico. Senza dubbio. Hai ragione. Hai ragione. Non solo, ma... è un fatto culturale. È una cosa abbastanza ovvia, ma se, se io dico... Sposti quella sedia a destra, si presume che esista un luogo con delle sedie e la possibilità di spostare queste sedie, chiaro? Quindi esistono delle condizioni di possibilità che rendono appunto possibile una generazione. Se io lotto per il socialismo, devo lottare non solo contro la situazione di lavoro della mia fabbrica, del mio luogo di lavoro, eccetera, ma contro la cornice generale della società. Allora qui ce ne vuole di corposità umana, psicologica, morale e intellettuale. Perché rischi brutto, eh? C'era un manifesto durante le elezioni che diceva comunista è bello, no? È brutto, ti sparano, ti ammazzano, ti mettono in galera. Non è bello, ma è duro. È più bello pensare un po' ai fatti voi, no? È più bello. Nonostante, allora, evoluzione politica e smantellamento del sistema teorico invece hanno condotto la sinistra europea ad accettare la politica del rinnovamento del capitale. Cosa significa tutto questo per il Latino America? Nonostante il loro scarso peso numerico, i partiti comunisti tra il 20 e il 60 furono il punto di riferimento dottrinario della sinistra latinoamericana. Il che significa, tra l'altro, che anche questa sinistra accettò la teoria staliniana delle due distinte fasi del processo rivoluzionario, la fase democratica e solo poi quella socialista, così come i riformisti di solito dicono, adesso facciamo i sacrifici, dopo facciamo le riforme, adesso lottiamo per la democrazia, dopo per il socialismo, sto dopo non è mai. Ma non è difficile capire come proprio questa teoria delle due fasi finì col favorire certe convergenze tra partiti comunisti e borghesia latinoamericana, ovviamente nella prospettiva di uno sviluppo capitalistico, come esempio di ciò fiore cita in particolare Cile e Brasile e Bolivia. L'attenzione che abbiamo dedicato all'articolo del brasiliano Fiore ha, nell'economia di questo articolo, il senso di mostrare quanto le vicende del socialismo e del comunismo europei abbiano influenzato la sinistra latinoamericana, di cui sembra importante sottolineare quella caratteristica su cui, come abbiamo visto, Fiore si sofferma. Per quanto politicamente la Terza Internazionale, mediante i partiti comunisti latinoamericani, abbia influenzato le caratteristiche e le sorti della sinistra continentale, tuttavia è vero che quest'ultima è restata estranea fondamentalmente ai grandi momenti di dibattito teorico in ambito marxista e socialista. Credo che sia chiaro, non sia necessario sottolineare che i momenti di importante dibattito teorico sono momenti di importante dibattito politico. Per
dire la cosa ancora più chiaramente, quel diamante che oggi è ampiamente criticato dalla sinistra latinoamericana, sul piano politico, anche se non propriamente su quello teorico, ha influenzato profondamente le organizzazioni continentali marxiste e che si richiamano socialismo. Se a questo aggiungiamo l'ignoranza dei grandi dibattiti teorici che hanno caratterizzato il marxismo europeo, riusciamo a capire bene come gli ambienti latinoamericani che oggi intendono rilanciare la prospettiva socialista, liberandosi dal peso negativo di una certa elaborazione, chiamata appunto, possono avere la propensione a cercare fuori della prospettiva teorica marxista quegli elementi di novità, di aggiornamento e di rinnovamento che non riescono a cogliere nella tormentata storia del marxismo, perché nonostante tutto identificano quest'ultimo, cioè il marxismo, proprio con il diamante. Ci sentiremo ora di un altro studioso, l'argentino Dirksens, per porre in evidenza ulteriori aspetti della situazione latinoamericana. La panoramica che così veniamo tracciando ci aiuta anche a valutare il recente libro della Isabel Rauber, dal significativo titolo Sujetos Políticos, pubblicato in Argentina nel 2005, e che è indubbiamente il tipico documento di certe tendenze della sinistra latinoamericana che si preoccupa in particolare delle caratteristiche del socialismo del XXI secolo. A proposito di questa compagna, va ricordato che lei ha già scritto un libro, Claves per una nuova strategia, chiave per una nuova strategia, che fu recensito dai compagni del Partito Comunista dei Popoli di Spagna, molto negativamente, e che fu recensito da me in Italia, sul contropiano, in modo, diciamo, più civile, negativo, però verbalmente più civile, e la compagna poi la testa l'ha riconosciuto, che si è bandito, non so. E questa compagna collabora anche spesso a Resumen latinoamericano, una rivista online, e interessandosi in modo particolare del problema della democrazia partecipativa. Di solito c'è lei e un compagno, Urbano Miguel Rodriguez, portoghese, il quale è un compagno molto bravo e dalla posizione di classe molto precisa, che intervengono su appunto questo, questo compagno in critica della democrazia parlamentare borghese, questa compagna proponendo questa democrazia partecipativa che è un po' l'estensione dell'esperienza di Porto Alegre, che ricorderete, ricordate che si diceva da Porto Alegre c'è questa grande novità che il Consiglio Comunale ha socializzato la gestione del Comune, nel senso che le spese del Comune vengono discusse in piazza dalla partecipazione popolare, eccetera. Questa è una balla clamorosa perché riguardava solo il 15% del bilancio comunale e le spese marginali e non fondamentali. Il saggio di Dirksens è dedicato alla prospettiva di scomposizione e di transizione in America Latina. La fondamentale linea di ragionamento svolta dall'autore è che di fatto il processo di globalizzazione o di mondializzazione, se si vuole, ha già conosciuto uno scacco fondamentale o, se si vuole, ha già mostrato la sua effettiva realistica natura quando nel 99 l'Organizzazione Mondiale del Commercio non riuscì nel suo compito di suddividere il mercato mondiale tra le multinazionali reciprocamente concorrenti, nel senso che la logica della concorrenza va a prendere sopravvento sulla logica concentrativa della grande capitale. Già per questo apparve da allora la tendenza a una forma di disconnessione del mercato mondiale a favore di sottomercati regionali, se così si può dire, di cui esempi sono l'Unione Europea con la sua colonizzazione dell'est europeo e gli Stati Uniti con il loro tentativo di inglobare l'intero Latino America mediante l'AUKUS. Ma questi tentativi incontrarono resistenze sia da parte delle forze popolari latinoamericane, sia da certi settori di borghesia nazionale e non semplicemente compradora. Sapete, la borghesia compradora è quella che si fa mediatrice tra l'investimento del capitale estero e il paese in cui vengono investiti i denari. Certi settori di borghesia nazionale e non semplicemente compradora che nonostante tutto esistono e a volte hanno anche una certa forza, si pensa al Brasile, nel continente latinoamericano.
va considerato inoltre con effettiva suddivisione del mercato mondiale tra le principali